Ciao a tutti, vediamo insieme lo svolgimento di un altro dei temi d'esame per la patente senza limiti dalla costa. Allora, il problema ci dice che sono le 11 e che ci troviamo 4 miglia a sud-ovest del serbatoio di Marina di Grosseto, che è questo punto qui. Siamo in presenza di una corrente di due nodi verso est e abbiamo pianificato di seguire una rotta vera di 212 gradi. Conoscendo poi la nostra velocità propria di 8 nodi, dovremo calcolare l'ora in cui rileviamo attraverso il faro delle formiche di Grosseto e le coordinate del punto. Il faro in questione è questo qui. Allora, come primissima cosa, il mio consiglio è quello di riportarsi qui sotto in maniera ordinata quelli che sono i dati del problema. Quindi avremo intensità corrente uguale 2 nodi, direzione corrente uguale 90 gradi. Rotta vera uguale 212 gradi e velocità propria uguale 8 nodi. I dati che ci mancano quali sono? Sono la prua vera che dovremmo mantenere per navigare contrastando la corrente per seguire la rotta vera che abbiamo scelto e la velocità effettiva che non conosciamo. La velocità alla quale ci muoveremo effettivamente lungo la rotta vera. Con questi due dati potremo poi calcolarci il punto e l'ora in cui vediamo il faro al traverso. A questo punto possiamo iniziare col tracciare il punto nave delle 11, cioè il punto di partenza. Prendiamo la squadretta e andiamo a cercarci la direzione sud-ovest col metodo del meridiano sulla carta. Qui così. Ci aiutiamo con una seconda squadretta, facciamo scorrere la prima fino sul punto e tracciamo la nostra linea. Siamo a 4 miglia dal serbatoio, ci dice il problema, quindi con apertura 4 miglia vado a puntare sul serbatoio e trovo finalmente il punto di partenza, che è questo qui così. Questo sarà il punto nave delle 11.00 e della nostra partenza, start. Da qui vogliamo seguire una rotta di 212 gradi. Possiamo subito andarla a cercare e tracciarla dal nostro punto di partenza. Questa sarà la nostra rotta. Il problema poi ci dice ancora che abbiamo una corrente di due nodi in direzione 90 gradi, quindi possiamo anche in questo caso disegnarla subito sul nostro punto di partenza. Con apertura di due nodi, 2 miglia, vado a prendermi qua sulla scala delle latitudini. Tracciamo il vettore che identifica la corrente. Questo sarà il vettore direzione corrente e intensità corrente. A questo punto, l'ultimo dato che ancora ci diceva il problema è che noi abbiamo una nostra velocità propria di 8 nodi. Consideriamo che per seguire la rotta vera di 212 gradi dovremo contrastare questa corrente e quindi con apertura di 8 nodi di compasso dovremo puntare dove finisce il vettore corrente e andare a cercare quel punto sulla rotta che dista esattamente 8 miglia e ritorna in rotta ovviamente. A questo punto uniamo il punto appena trovato al vettore della corrente e senza muovere la squadretta ne tracciamo subito la parallela sul nostro punto che rappresenterà la prua vera che dobbiamo tenere per contrastare questa corrente e rimanere in rotta. Traccio poi la parallela della corrente per chiudere completamente il parallelogramma, ricordiamoci che va sempre chiuso completamente il disegno del parallelogramma e a questo punto abbiamo il vettore della corrente che abbiamo già disegnato prima. Questo sarà il vettore prua vera e velocità propria che finisce qui, questa è la direzione prua vera. Questi sono gli 8 nodi della velocità propria. Questo
Questo è il vettore della rotta vera che finisce qui e questa sarà la velocità effettiva. A questo punto non ci resta che andare a misurare sulla carta il valore di prua vera e velocità effettiva, che erano i dati che ci mancavano in partenza. Allora, col metodo del meridiano andiamo a prenderci il valore della prua vera, che è un 224 gradi, quindi PV uguale 224 gradi e VE uguale, andiamo a prendere il valore col compasso, 3, 4, 5, 6,7 9 6,7 n. Quindi, per navigare lungo la rotta di 212 gradi contrastando questa corrente, noi dovremo tenere una prua vera di 224 gradi e riusciremo a muoverci a una velocità effettiva di 6,7 nodi in rotta. A questo punto, per scoprire qual è il momento in cui vedo il faro al traverso, dobbiamo ragionare su cosa vuol dire vedere qualcosa al traverso. Un rilevamento al traverso è un rilevamento fatto a 90 gradi rispetto alla direzione della prua. Sarebbero più 90 se fosse verso destra, in questo caso è un rilevamento verso sinistra, quindi dovremmo fare meno 90. Quindi il valore del nostro rilevamento vero, sarà uguale alla prua vera PV meno 90 gradi. La prua vera valeva 224 gradi meno 90 gradi uguale 134 gradi. Quindi questo è il valore del rilevamento che devo riportare sul faro per capire in che punto della mia rotta io vedrò il faro al traverso. Prendo la squadretta e vado a cercarmi la direzione 134. Con la seconda squadretta portiamo questa direzione a passare proprio per il centro del faro e la tracciamo fin dove? Fino sulla rotta, perché sì, è una misura rispetto alla prua, ma io fisicamente mi trovo sulla rotta, quindi questo sarà il punto che mi interessa, il punto dal quale vediamo il faro a 90 gradi rispetto alla prua. Ricordiamoci che stiamo navigando sì con una prua di 224, ma ci stiamo muovendo lungo la rotta. Quindi noi stiamo navigando in questo modo qua. Quindi quando vedremo il faro al traverso saremo qui. A questo punto, per sapere a che ora saremo lì, ci basta sapere alla velocità effettiva che stiamo muovendoci quanto spazio avremmo dovuto percorrere. Questo spazio vale 1, 2, 3, 4, 5,5 miglia. Spazio da percorrere uguale 5,5 miglia. Il tempo che ci mettiamo, dato dalla formula spazio fratto velocità, sarà 5,5 miglia diviso 6,7 nodi. In questo caso abbiamo bisogno di aiutarci con una calcolatrice. 5,5 diviso 6,7 uguale 0,82 ore. 0,82 ore. Non possiamo lasciarlo in questo modo, dovremo convertirlo in minuti. 0,82 ore è un po' meno di un'ora per capire quanto dovremo fare per 60 e ci viene fuori che è un 49,2 minuti, quindi questo viene convertito in 49 minuti. Dato che partivamo alle 11, possiamo rispondere alla prima domanda, arriveremo nel punto alle 11:49. In ultimo dobbiamo prendere le coordinate del punto. Avremo la latitudine, che la latitudine di un punto si prende sempre come distanza dal
dal parallelo più vicino, la si riporta qui così e andiamo a leggere quanto vale. Siamo a 42 gradi nord, 42,35,6. Quindi siamo a 42 gradi 35 primi, 6 nord. Stesso discorso per quello che riguarda la longitudine. La longitudine la riportiamo, prendiamo la distanza dal meridiano più vicino e la riportiamo, in questo caso la riporto qua su. Andiamo a vedere quanto vale. Siamo a 10 gradi 51 primi, 5 est. Quindi la longitudine vale 0,10 gradi 51 primi, 5 est. Il problema poi ci dava anche un valore di declinazione di un grado ovest, che però, viste le domande che ci fa, neanche ci serve. Quindi in questo caso abbiamo risposto alle due domande e il problema è finito così. Abbiamo creato questi video per i nostri allievi, ma se anche voi li avete trovati interessanti o se vi sono stati utili, metteteci un like, condivideteli e iscrivetevi al canale dove saranno presto pubblicati altri esercizi svolti e approfondimenti.